Capri. Ho il fiatone perché sto facendo delle scalinate per arrivare al centro, e però fa niente, mi sento già ricco. No, non è vero, mi sento un povero di merda. Me ne accorgo quando vedo i taxi cabrio passare con le gnocche su e io a fare le scale tutto sudato. Yeah. Video col fiatone numero 2. Sto facendo le scale per andare in centro, nella piazzetta di Capri, e mi sono detto, ma che devo prendere il pulmino, sono giovane, faccio la strada, non amo i mezzi pubblici, o meglio, sotto i 40 minuti cerco sempre di fare tutto a piedi, o in macchina quando sono a casa, ok? Però sotto i 40 minuti mi faccio una camminata, sopra dico ok, c'è bisogno di un mezzo, prendiamo il mezzo. E mentre salivo ste scale mi dicevo, oh, ma sono l'unico che fa sta strada a piedi, grazie al beep. Certo che sono l'unico stronzo, sto morendo, guardate qua, queste sono da salire. Sto morendo. A me si chiama Chris. Allora, sono in acqua col cellulare, che è la cosa in assoluto da non fare, e quelli dietro di me sono i faraglioni di Capri. Bellissimo fare il bagno qui. Vi do qualche piccola curiosità sui faraglioni. I faraglioni hanno tre nomi, che non mi ricordo, quindi per comodità li chiameremo Pippo, Pluto e Stella. E il primo a parlare dei faraglioni in letteratura è stato Omero, che li definisce tre massi scagliati appunto da Polifemo nel mare, quindi famosissima Capri da tempi antichissimi. Poi sopra i faraglioni nasce e cresce e vive uno specialissimo tipo di lucertola chiamata la lucertola azzurra, perché appunto questa colorazione azzurra, e si dice che appunto proliferi solo qui su questi faraglioni. I faraglioni sono alti 100 e passa metri e sono diventati famosi soprattutto per la pubblicità di Dolce & Gabbana. Infatti io sono qui perché sono il nuovo testimonial Dolce & Gabbana, ovviamente, yeah. Niente, ora esco, poso il cellulare, mi faccio un bagno sperando di che non mi cada il cellulare in acqua, sono fottuto. Purtroppo sono un idiota, ho dimenticato a casa, non nel bed and breakfast, proprio a casa mia, in Lombardia, l'action cam, quindi non potrò fare video sott'acqua né questi video che sarebbero molto più comodi piuttosto che col cellulare. Questo è tutto, vi saluto e mi faccio un bel bagno. Ciao 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 ciao.
Allora, c'è da dire che Capri è solo 12 chilometri quadrati, che sembrano pochi, ma a dire la verità, essendo appunto montuosa, si sviluppa anche e soprattutto in altezza. Quindi quei 12 chilometri quadrati vi assicuro che non sono affatto pochi, soprattutto se avete intenzione di girarla a piedi, come ho fatto io, evitando i minibus sovraffollati che non si sa quando passano, i taxi costosissimi e quant'altro. Dicevo, oltre a quello che vi ho fatto vedere in questo video, c'è parecchio da vedere a Capri. Abbiamo la Grotta Azzurra che avevo sì intenzione di visitare, ma purtroppo quel giorno c'era alta marea, quindi era impossibile. Non facevano tour, si possono fare, oltre che la Grotta Azzurra, anche dei tour in barca, appunto, attorno a Capri. Sinceramente io non ho deciso di fare queste gita, questo tipo di gita, perché sono parecchio, parecchio costose. Quindi ecco, in base alle vostre finanze e alle vostre esigenze, decidete voi se fare o meno una gita del genere. Oltre a quello, comunque, anche a piedi c'è parecchio da vedere, come per appunto il Monte Solaro, raggiungibile anche tramite una seggiovia. Oltre a quello abbiamo Villa Giovis, perché ricordiamo che Capri è stato un punto strategico sul mare dell'impero romano. Infatti vi hanno vissuto e l'hanno adorata l'imperatore Tiberio e l'imperatore Augusto. Proprio l'imperatore Tiberio fece costruire Villa Giovis, mentre troviamo i giardini di Augusto. Oltre a ciò ricordiamo che Capri è suddivisa in due comuni, spesso questo non viene detto, che sono appunto Capri e Anacapri. Nulla, questo è tutto quello più o meno, tutto no, però è parecchio di quello che potete vedere a Capri. Io nel mio filmato non vi ho fatto vedere tutto proprio perché io stesso non ho visto tutto, dato che erano diversi giorni che ero già in giro, cambiando una tappa ogni giorno all'incirca, quindi ero anche parecchio stanco. Erano 2 anni che non vedevo il mare, quindi quando ho visto Marina Piccola con quel mare fantastico davanti ai faraglioni, ho deciso di fare più di un bagno e di fermarmi qualche ora lì. Niente, questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video, ricordatevi di mettere un bel like, pollicione in su e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!